Noi abbiamo l'onore di avere in linea con noi il regista e lo sceneggiatore del film Maschi contro Femmine, Fausto Brizzi. Benvenuto. Ciao a tutti. Benvenuto a Radio Yes. Abbiamo fatto sentire il trailer, che già dal trailer, diciamo che io l'ho visto il film e mi sono divertita molto, ma anche il trailer, devo dire, via radio è molto efficace. Funziona lo stesso, però, insomma. Ecco, non vedo l'ora di vedere il seguito, perché la nostra rivincita, il nostro riscatto delle femmine arriverà contento, Fausto? Pensa che per una volta, cosa curiosa, è già pronto. Cioè, pochi eletti o sfortunati, non lo so, insomma, l'hanno già visto. E in realtà sarà in sala a partire da febbraio, però è già pronto perché l'ho girato in contemporanea, ovviamente. Ecco, fantastico. Ma adesso, siccome c'erano delle scene anche dove molti di noi si rivedevano in alcuni dettagli, veramente un po' le coppie riproponevano alcuni menage familiari che oggi forse nella realtà chiaramente tutto un po' portata ai massimi livelli, anche per far sorridere, però in tante cose io rivedevo degli atteggiamenti maschili molto comuni. Beh, è così, nel 2 anticipo che i maschi soffriranno molto. Meno male. Accidenti. Femmine ne fanno di tutti i colori, i maschi sono un po' vittime, insomma, il Peter Panismo maschile nel secondo film è un po' fustigato, insomma, dalle donne del secondo. Ecco, ma secondo te nella nostra epoca siamo più maschi contro femmine o femmine contro maschi? Siamo più femmine contro maschi e anche con un notevole vantaggio, nel senso i maschi stentano a parare i colpi, le femmine hanno capito come approfittare dei vantaggi che magari non hanno avuto per i secoli precedenti, ma adesso, insomma, io sono convinto, un fautore proprio della superiorità della donna, insomma, intento di combatterla e di non rassegnarmi, ma è così. Che possiamo fare, Fausto, contro queste donne? Ho visto che sono superiore, no, ma infatti mi preoccupavo questa cosa che stava dicendo Fausto Brizzi, perché effettivamente vai a confermare una cosa che Tiziana già pensa. Io invece volevo un po' rompere questa. Sì, ma io cercavo un alleato. No, ma poi nella realtà poi ci sono delle donne ovviamente assolutamente inferiori, magari meno male, insomma, usa questa come arma, insomma. Però, insomma, mediamente le donne ci hanno un po' messo sotto, insomma. È vero, purtroppo è vero. Che dobbiamo fare? Nella vita poi c'è il riscatto a tutto, no? È vero, Fausto, nel senso che dopo anni, cioè, io ti volevo leggere una cosa divertente, perché comunque, visto che il tuo film mi ha ispirato, quindi siccome c'è questa lotta donne contro uomini, uomini contro donne, quindi dice: una donna sposa un uomo sperando che cambi e lui non cambierà. Un uomo sposa una donna sperando che non cambi e lei cambierà. È vero. Spesso però l'uomo cambia donna, poi, cioè a 60 anni sbrocca per una 19enne e la cambia sperando che sia diversa. In realtà questa poi in un tempo brevissimo si ritrasformerà in sua moglie. Ecco, perché noi siamo come dei nodi, come un po' i camaleoni, no? Secondo ci trasformiamo, no? A secondo di come in qualche modo l'uomo a volte ha un ideale di donna, e noi siamo bravissime, soprattutto secondo me all'inizio, a fargli credere che siamo esattamente in quel modo. Sì, non solo, un uomo poi cerca sempre la stessa donna, ci sono dei miei amici che continuano a cambiare fidanzata e io ogni volta non me ne accorgo, nel senso, vado lì, dico, ma questa era uguale, cioè l'hai presa con le stesse caratteristiche e anche con gli stessi difetti di quella di prima, però in quel momento i difetti sono più affannati all'inizio, poi si rivelano, insomma, in genere. Sì, sì, è vero, ti somigliano tutti, vale, hai ragione. Vale, è vicendevole la cosa, insomma, vale anche per gli uomini, insomma, noi fumiamo molto di più ai primi appuntamenti, insomma. Ecco, io trovo che anche gli attori nel tuo film siano bravissimi, cioè hai fatto una scelta incredibile, perché comunque da Fabio De Luigi a Carla Signoris a Lucia Ocone, Paola Cortellesi, Alessandro Preziosi, veramente Nicolas Vaporidis, sì, tutti, diciamo, bravi. Tranne voi due ci sono tutti, insomma, nel film. Io mi volevo proporre per il sequel, ma è già fatto, quindi. È già fatto, ti puoi proporre per se gireremo mai una bella. Magari. La bella. Contro maschi puoi anticiparci gli attori? Ti posso anticipare che ci saranno tutti gli attori che hai visto nel primo film, okay, in ruoli più o meno grandi, e ovviamente ci sono anche delle new entry, ci saranno Ficarra e Picone in due ruoli centrali, Serena Autieri e Franceschi Naudi, oltre che tutte le anticipazioni che hai già visto, cioè Luciana Littizzetto, Claudio Bisi, Emilio Solfrizzi, quelli che sembravano fare dei camei qui. Nancy Brilli, in realtà nel 2 sono protagonisti assolutamente, con lo stesso ruolo, però sempre, insomma, Bisio è sempre un chirurgo plastico, è quel chirurgo plastico, cialtrone.
Ecco, tu sei record in cassa in questi giorni, ho visto le classifiche, sono felicissima perché comunque i film italiani, io tifo per i film italiani, quindi vederti primo in classifica lasciando indietro tantissimi film americani belli, insomma, questa è una grande soddisfazione. Sì, sono sei settimane che c'è un film italiano in testa, prima quello di Luca Miniero, poi il mio. È una rarità questo che accada, insomma, perché insomma, siamo abbastanza colonizzati dai film americani. Sei weekend consecutivi credo che non capitasse veramente da tempo. Però poi evidentemente, ecco, quando ci sono dei film belli la gente questo lo capisce, no? Come in questo caso. Io ho voglia di ridere, quest'anno ci sono tante commedie, ne usciranno tante, a parte il mio seguito usciranno anche i film natalizi ovviamente, uscirà Il Prequel di Amici Miei piuttosto che Un Nuovo Manuale d'Amore, insomma è un'annata di commedie, verrà ricordata come una stagione delle commedie. Questa. Diciamo che Fausto Brizzi è abituato ai successi perché da Notte prima degli esami, uno, due, poi le ex, insomma ha trovato una formula che il pubblico ama molto perché comunque le tue sono commedie ma in qualche modo si ragiona, se uno piange, ride, si sofferma sulle cose, insomma è un po' un insieme di sentimenti, un insieme di emozioni che in qualche modo, almeno quando ho visto il film, a seconda delle scene, di quello che accadeva, anche nostalgia, insomma tanti sentimenti che si accavallano insieme. Io è quello che provo a fare, cerco di fare la commedia sentimentale che in genere in Italia si pratica poco, in Inghilterra o negli Stati Uniti si pratica molto di più, era un buco di mercato come lo chiamerebbero quelli, non solo è una cosa che mi piace tanto, ma era anche proprio un bisogno del pubblico di avere delle commedie dove si potesse ridere con un po' di lacrimucce, diciamo. È vero. Sì, infatti sono d'accordo, anche perché sennò altrimenti sembra che noi film italiani facciamo solo dei polpettoni, invece è una commedia che comunque ti fa anche pensare, perché a volte poi uno ragiona sul proprio rapporto personale o quelli che ha avuto, questa cosa somigliava a una cosa che ho fatto, e quindi diciamo non è proprio la commedia diciamo che non ti lascia niente, anzi invece comunque ti lascia, che poi dici, lo racconti agli amici e dice vallo a vedere, te lo consiglio, diventa un passaparola. Ma sì, peraltro questo è anche un po' un film dibattito, io infatti consiglio sempre alle coppie che vanno a vedere il film di non discutere sulle trame all'uscita, ma di andare a casa a fare l'amore e dimenticare il film. Questo mi sembra un ottimo consiglio. Consigli per l'uso, perché sennò qui si litiga, tu fai uguale. Perché poi uno si riconosce nei personaggi. Stasera andate a vedere Maschi contro Femmine, che peraltro è mercoledì, costa di meno. All'uscita non chiacchierate delle trame, perché potreste scoprire che i vostri punti di vista maschili e femminili sono inconciliabili. Quindi è buono prenderne atto, sappiamo che siamo inconciliabili, andiamo avanti così senza starsi a fasciare la testa. C'è la frase iniziale del film che è di Troisi, presa da un suo bellissimo film che era Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, che è: gli uomini e le donne sono le persone meno adatte a sposarsi tra di loro. Fantastica. E c'è tutto il film in questo film. Una frase bellissima, questa è da appuntare, va bene. Io invece voglio sapere un'ultima domanda a Fausto Brizzi, ma per invece fare Femmine, però il sequel, Femmine contro maschi, tu hai dovuto in qualche modo, non so, entrare un po' nel nostro mondo, cioè capire veramente dove siamo iene, dove perché comunque tante cose, no, uno per carità le ha provate sulla sua pelle, però forse ci è dovuto calare nei nostri panni. Per la prima volta ho scritto il film con una sceneggiatrice femmina, anche maschi, insomma, questo è stato scritto insieme a una femmina, e ti assicuro che 9 mesi di convivenza dentro una stanza con una femmina che da contratto doveva tirar fuori tutte i suoi segreti, in qualche modo è stata un'esperienza particolarmente formativa. Ecco, come fare in qualche modo una gestazione di un figlio, di una gravidanza? Esatto, per coincidenza è rimasta incinta, non sono stato io, insomma, la sceneggiatrice, e pensa, ha partorito il giorno della prima Maschi contro Femmine. Fantastico! Ma una coincidenza bellissima. E il film inizia con una cicogna, quindi è stata una roba, per noi è stata una roba strana, insomma. Bene. È vero, insomma, è stato positivo, ha portato sì, bene. Sì, assolutamente. Quando c'è l'arrivo dei bambini. E sì, allora... infatti mi ricordo, la cicogna che portava i bambini... Come noi tutti i bambini pensavamo che fosse. Certo. Va bene, allora tutti a vedere Maschi contro Femmine, ne vale veramente la pena. Abbiamo sentito il trailer, già solo quello basterebbe per capire che veramente bisogna andare al cinema a vedere questo film. Fausto Brizzi, grazie. Grazie a voi. Buon lavoro. Siamo in ritardissimo. Ciao, un abbraccio, sono grazie. Le notizie. Un abbraccio. Ciao.